Buongiorno ragazzi e bentornati con questo settimo giorno di quarantena. Se ti è piaciuto l'ultimo video, ti chiedo di lasciare un like o un commento sotto l'ultimo video. Ieri abbiamo visto come cercare di sviluppare l'originalità in team bottiglia e anche un po' nel multi object. Mi raccomando ragazzi, cercate sempre di esprimere voi stessi. Essere la copia di qualcun altro non è mai molto bello, magari riesci ad ottenere qualche risultato, però alla fine non sei tu, per cui non ti può andare veramente bene essere la copia di qualcun altro. Per cui mi raccomando ragazzi, cercate il vostro io. E ricordate ragazzi, c'è differenza tra il farsi notare e il farsi ricordare. Con l'ultima perla, ovviamente non era mia se non sbaglio, ma era di Coco Chanel, una roba del genere. Con l'ultima perla oggi andiamo a vedere difficoltà. Bene sì ragazzi, oggi mi avverrò di un'altra special guest. La guest di oggi è l'attuale campione italiano di flair bartending, secondo posto a una delle gare più importanti al mondo svoltisi a Singapore. Il bartender italiano più titolato della storia e uno dei flair bartender più influenti al mondo. È ambassador di svariati brand e anche il nostro trainer a Master Evento, signore e signore, Giorgio Chiarello. Andiamo a chiamarlo. Allora. Oh. Ma non ti ho chiamato. Ho sbagliato, aspetta. Il bello della diretta. Passavo a videochiamata. C'è stile, bella brother, come stai? Bene, te? Bene, 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 bene. Com'è lì la situazione? Ma diciamo così, in flerume. Dato il problema mi dedico all'allenamento per il momento. Adesso sto ansiando un po', perché oggi non mi andata, però sono nella mia flerume, passo le mie giornate. Beato te, caspita. Cioè, io ho fatto due vlog sul terrazzo. Mia madre mi ha praticamente detto: o te ne vai in garage o esci di casa e vai in galera, perché se esco di casa mi ti prendi il coronavirus. Sì, esatto, ho detto piuttosto muori. Allora, brother, senti una cosa. Allora, in questi giorni abbiamo parlato, abbiamo visto col mastro tutto quello che riguarda il discorso dei regolamenti, le voci, le varie difficoltà, originalità, craft skills, coreografia. E ieri siamo entrati anche con lui nel merito, però purtroppo non sono riuscito a fargli fare qualche esempio. E allora ieri ho dedicato una giornata intera a vedere che cos'era l'originalità e come cercare di svilupparla. Oggi con te volevo andare a vedere un po' il discorso della difficoltà applicato anche all'originalità, dato che è uno dei tuoi punti, uno dei tuoi punti forti, diciamo. Volevo dirti, parlami un po' di te, di come ti sei approcciato al flair. Ma allora, diciamo che è una storia un po' particolare che ogni volta le mie master la racconto e magari i ragazzi rimangono un po' a sbalordito. Sono stato in Giappone! In realtà ho iniziato all'età di 22 anni, alla 23, quasi 23, col flair. Però da piccolino mi sono sempre appassionato un po' tutto quello che era il mondo dell'arte, quindi tutto quello che affascinava, quelle cose che attiravano l'attenzione, comunque riuscivo a dare qualcosa di spettacolare alla gente. Per dire, io da piccolino ho lavorato per una scuola di circensi. Ho fatto dai 13 ai 16 anni una scuola di circensi con uno spagnolo che era il nostro trainer, gestiva le ragazze, e giravamo nelle città di siciliane, essendo io qui di Palermo. Pensavo della Brianza, dall'accento mi sembrava Brianza. quindi giravamo e facevamo degli show, degli spettacoli con questo nostro trainer che comunque ci portava in diverse città siciliane. Ci facevo esibire davanti alla gente. Diciamo che io ancora non avevo scoperto quello che era il mondo del bartending. Quello là è nato dopo, all'età appunto di 22 anni, grazie a un amico, a un mio carissimo amico che tu conosci, tra l'altro.
Mica Poppy. Ve lo lascio qua. Qua è. Aspetta, qua in questo riquadro lascio l'hashtag Poppy, andatelo a seguire. È colpa sua se Chiarello fa le gare. Grande. Nulla, lui mi ha, diciamo, ispirato, mi ha dato le prime nozioni inerenti a quello che è il mondo del bartending. In poche parole mi ha insegnato i primi classici, come si utilizzava una bottiglia, come si versava. Diciamo che io non ho mai fatto corsi di American bartending, poi durante gli anni comunque ho sviluppato queste tecniche perché ho lavorato in tantissime scuole d'Italia dove seguivo i migliori trainer, tantissimi trainer che fra l'altro tuttora insegnano in tantissime scuole e da lì poi diciamo mi sono dedicato un po' a quello che è il mondo del flair perché ho creato un connubio tra quello che era la giocoleria e quello che era appunto l'American bartending, no? Quindi ho voluto unire sia gli anni di giocoleria passati che avevo, quindi perché vengo anche dal b-boy, andavo sullo skater, un po' rasta, anche un po' particolare. Se vuoi metto qua in sovraimpressione una tua foto di quando eri rasta. No, ti prego, non la metto. No, scherzo. Nulla, quindi da lì poi è nato tutta la passione per questo lavoro e ho iniziato a fare le prime gare. La mia prima gara io nel 2010 uscivo dalle superiori. Penso a te, oggi mio vado così vecchio solo. No, così tardi sono uscito io, ma l'ho bocciato 2 anni. Comunque, nulla, io all'età quindi avevo 23 anni, sì. Ho iniziato a fare la prima gara, ho fatto la mia prima gara e da lì vado a panico totale, ansia. Ho detto no, non ritorno più in stage, avevo una paura davanti. Però non so perché, sono forse un tipo testardo, molto testardo, ho deciso di chiudermi in Flair un altro anno e ho voluto partecipare alla stessa competizione, quindi la Flair Battle, a Roma. Dopo un anno mi sono qualificato in finale, cioè sono andato in finale tra i migliori 10 a livello mondiale. E da lì ho detto, amo questo lavoro, voglio è la mia strada. E da lì ho iniziato a martellare di allenamento, mi allenavo circa 7-8-9 ore al giorno. Poi la cosa positiva è anche che con gli anni comunque ho girato tantissimo, sono stato un po' all'estero anche, in Inghilterra, in Svizzera, sono stato in Australia. Un anno fa, 2 anni fa, sono tornato dal Giappone perché ho lavorato con alcuni ragazzi lì. Non ridere Giorgio perché so che stai pensando. Giappone! Con alcuni ragazzi lì di Yokohama, del New Jack, dove mi sono trovato strabene e da lì poi ritornato in Italia. Allora sei tu il paziente zero. È colpa mia, cavolo. Dire, 2 anni che giro in Italia, allora. Ah! Va bene, e nulla, quindi da lì è nato tutta la passione che ci continuo comunque a dedicare a quello che è questo lavoro. Cioè io adesso per dire mi sto iniziando i primi allenamenti per quanto riguarda il mondiale, dato che ci sarà il mondiale quest'anno. E tu parteciperai perché sei campione italiano in carica. Sì, esatto. Per quanto riguarda AIDES ho partecipato al nazionale e poi parteciperò al mondiale 2020 a San Pietroburgo e in Romania. Quindi sperando che si sistema tutto questo casino che c'è. Se non sbaglio, ancora le date certe non le so, però coronavirus permettendo. Speriamo che finisca. Ma io non ce la faccio più a stare in realtà. lo so, quello un po' tutti. Ascolta, Joe, volevo chiederti. Allora, abbiamo visto ieri l'originalità e come cercare di svilupparla, come cercare, diciamo, il tuo modo di creare il movimento, no? Che è una delle cose che, parlando anche con il mastro, è una delle cose più difficili da fare, cioè cercare di inventare un movimento non facendo vedere che è un movimento forzato, cioè non cercare di forzare l'originalità, che forse è una delle cose che poi dopo diventa più brutta, no? Quando cerchi di forzare la creazione di un movimento rischi il 90% di fare una cacata. Per cui noi ieri abbiamo analizzato ancora più nel dettaglio, più nel dettaglio il fattore originalità. Oggi con te
volevo parlare appunto della difficoltà. Perché tu sei uno che fa un buon connubio tra difficoltà, originalità e coreografia. Però oggi con te vorrei appunto fermarmi sulla difficoltà. Come... Guarda, io intanto volevo dirti che ho visto l'intervista di Enrico, è stata fantastica. Grazie. E da premettere qui lo dico che Riccardo è stato il mio mentore quando ho iniziato. Tra l'altro Ricky, mi ricordo le prime volte, essendo il mio mentore, copiavo tantissimo Ricky perché avevo voglia proprio di apprendere tantissimo da lui, perché lo guardavo tantissimo. E un giorno nella mia prima gara gli ho detto: Ricky, guarda, ho fatto questo move. Mi guarda e mi fa: cazzo, ma quello è il mio move. No, Ricky, ma tu sei il mio mentore, non me ne prende un cazzo, tu devi essere originale. Quindi da quel giorno ha iniziato a... Ma è giusto così, c'è bisogno, c'è bisogno di qualcuno che dica alle persone: no, non farlo perché quello è il mio move. Perché sennò dopo tutti si prendono libertà poetiche che poi dopo non possono esercitare in gara. Allora, guarda, io sono di questo parere, cioè perché non lo leggo e non l'ho fatto anch'io. Allora, un ragazzo quando inizia è veramente molto importante che comunque abbia come punto di riferimento un flair bartender già affermato. Per quale motivo? Perché magari guardando lui prende ispirazione per riuscire comunque a migliorarsi, a crescere ancora di più. Da lì sta il ragazzo stesso riuscire a capire che bene, sì, può provare tutti i movimenti dei flair bartender e comunque tutte le varie signature dei flair bartender, ma una cosa molto importante è quella di non farlo vedere in stage. Magari quando fanno gli spettacoli, gli show, va bene pure, perché lo spettacolo è uno show, però non in stage, perché è lì che si differenzia quello che è effettivamente un flair bartender originale da quello che è un ragazzino che comunque sta crescendo. E questa è la differenza. Sì. Io ricordo che comunque da tutti questi anni, quando ho iniziato, seguendo sempre più grandi, perché quando ho iniziato io, mi ricordo in Italia c'erano tantissimi flair bartender come Gianluigi Bosco, Riccardo Mastro Matteo, Dario Mantelli, Dario Doimo e tantissimi, ma tanti altri italiani fortissimi. E io mi ricordo che prendevo ispirazione da loro, però cosciente del fatto che mi dovevano servire soltanto a una crescita mia personale, no? Yeah. Che poi magari non che facevo, come diciamo noi, twistatore di move, no? Ieri l'ho detto, ieri una cosa che ho detto è stata: voi non dovete fare il twist di un move, perché comunque come fare un twist sul Negroni? Cioè, se tu mi sostituisci il gin e mi metti un altro distillato, lo può fare anche mia mamma, che magari per rimediare al posto di non avere il gin ci mette dentro lo strega. Cioè, per farti capire, è una cosa che possono fare tutti. Creare invece un altro paio di maniche. Certo, no, assolutamente. Guarda, per quanto riguarda invece, diciamo, la mia materia, no? Quello su cui mi dedico io tantissimo, quindi che è magari l'originalità e la difficoltà dei movimenti. Cioè, non tanto, perché molti confondono, si è creata questa confusione che la difficoltà è utilizzare tantissimi oggetti. Cioè, nel senso, utilizzare 5-6 oggetti. Io vedo tanti ragazzi che stanno iniziando, anche i miei corsisti che ho avuto in tutti questi anni, che mi hanno sempre detto: Giorgio, insegnami a fare 4 oggetti, insegnami a lanciare 5 oggetti. Quella non è difficoltà, quello stile di allenamento non vi aiuta a crescere. Cioè, questa è rivolta a tutti i ragazzi che guarderanno appunto questa intervista. Non aiuta a crescere i ragazzi, ma è molto importante riuscire a capire come effettuare diversi movimenti, diverse tecniche di movimento con una bottiglia, un tin, ma anche semplicemente una bottiglia. Cioè, io mi ricordo avevo un movimento con una bottiglia che effettivamente è molto difficile, tuttora ancora provo a farlo, e magari sono quei tappi che faccio dietro la testa. Non so se hai mai visto il video, Giorgio, l'hai visto? Sì, no, ti stavo ascoltando. Ah, bene, e quindi da lì tanti vari movimenti che si possono creare con una sola bottiglia. Però il discorso è questo, che comunque i ragazzi adesso devono focalizzarsi su quello che è lo stile, l'esecuzione del movimento, dando comunque una coreografia e nello stesso tempo dando difficoltà al movimento stesso.
perché ci sono tantissimi flare bartender forti che salgono in stage, prendono quattro oggetti, lanciano una mina stratosferica, poi si fermano, si girano, rilanciano un altro movimento con, che ne so, 5 oggetti. Ok, ci sta quelle difficoltà perché magari hai chiuso il movimento con 5 oggetti, ma a livello coreografico la tua difficoltà va giù, cioè non sale, quindi non c'è questa voce che è l'overall, quindi, diciamo, l'insieme di quello che è la routine, quindi la tua difficoltà sta nel creare difficoltà sulla coreografia, creare difficoltà sullo smoothness, ok? Creare difficoltà su ogni singola voce, che quella è la vera difficoltà. Chiaro, ma infatti un'altra domanda che ti volevo fare era questa, dato che tu quando hai iniziato sicuramente i move che tu facevi erano move base ma cercando di utilizzare il tuo stile, non so, tipo appunto ieri ho fatto vedere degli scassi, ora ti dico questo perché come tu hai avuto il mastro io ho avuto te, cioè è stato un ricambio generazionale, diciamo, io mi sono ispirato tanto a te e tu mi hai spiegato come iniziare a creare da delle semplici basi, no? Ora, la domanda è questa: quando io vado a cercare un movimento, la difficoltà, tu da che cosa la vai a ricavare? Nel senso, tu parti da una base, da lì, da cosa cerchi di trovare difficoltà? Da quel movimento, da un semplice movimento. Io per dire ho un movimento, un pull che faccio con il braccio, dove faccio rotolare la bottiglia intorno al braccio e poi vado in pull. Questo movimento qua, in realtà, l'ho studiato piano piano, cioè la difficoltà in un movimento solo non la trovi subito, la trovi dopo tanto tempo. Cioè anche te, Giorgio, quando vedi i tuoi video, mi ricordo all'inizio avevi un movimento, poi magari ti vedo pubblicare su Instagram un altro movimento che era lo stesso ma con un upgrade, quindi ancora più, molto più scenico, però effettivamente dal primo giorno che ti ho visto fare quel movimento a quando l'hai ripostato magari è passato un mese e l'hai perfezionato e ha dato molte difficoltà. Chiaro, perché in un movimento base tu inizi a acquisire la sicurezza del movimento, ma poi da quella sicurezza sviluppi la tua difficoltà. Ciò significa che io su quel movimento, quando faccio uno store e vado quindi a far ruotare la bottiglia sul braccio, io su quello store sicuro, quindi come dicevi pure tu nella prima puntata che le basi sono veramente importanti, che su quella base, cioè, su cui sono cresciuto anch'io, perché io mi ricordo il mio corso che ho fatto è stato con Marco Canova e mi disse sempre: Giorgio, è importante conoscere le basi, se tu non conosci le basi non riesci a sviluppare il tuo livello. E io di quelle parole ho fatto proprio il mio punto di riferimento. Ma infatti tu con quelle parole lì hai formato poi ad esempio anche me, e io adesso cerco di formare anche gli altri, cioè il discorso è... Infatti poi comunque sono servite, la cosa bella è che comunque quelle parole mi sono rimaste impresse, su quella base sono riuscito comunque a trasferirle comunque a vari ragazzi che avevano questa passione. Infatti tu sei aumentato tantissimo di livello da quando ti conosco io, che abbiamo iniziato quando io andavo in quella scuola a Milano, e da lì è partito tutto. Comunque il discorso è questo, che per quanto mi riguarda i ragazzi adesso devono focalizzarsi a trovare la difficoltà su massimo due oggetti, quindi dai loro movimenti base devono riuscire a sviluppare qualcosa di difficile, che può essere un semplice, da un roll si può creare roll, tap, bam, grab, snatch, quindi ci sono tante basi che si possono collegare, no? E da un movimento base viene aggiunto un altro movimento base ancora, e poi da lì esce fuori un movimento difficile, spettacolare, che affascina, no? Sì, chiaro. E una cosa, allora, se tu adesso, giusto così per dare una conclusione al tutto, se tu adesso dovessi dare un consiglio a un ragazzo che inizia, no? Che uno, sai, i ragazzi hanno, cioè anch'io ce le avevo queste paure, infatti per questo faccio queste cose, per cercare di venire incontro a magari ragazzi che hanno l'opportunità di poter parlare con te, con me, con chiunque altro. E se tu ti trovassi adesso a dover dare un consiglio, no, a un ragazzo, dicendo: guarda, io inizio oggi a fare flare, due consigli che gli vuoi dare?
Allora, per quanto mi riguarda, continuo comunque a darti sempre i miei consigli, questi consigli, perché sono fondamentali. Il flair, da quando ho iniziato io, è cambiato tanto. Diciamo adesso si punta più su quello di magari diventare un flair bartender, per diventare un personaggio e riuscire ad arrivare in TV o riuscire ad arrivare lì. Non è sbagliato, va bene, però ci vogliono comunque delle basi solide. Per dire, un flair bartender, un ragazzo che si vuole definire un flair bartender deve conoscere di base la miscelazione, deve conoscere tutta la merceologia, deve conoscere cosa significa la parola bartender, deve conoscere ogni singolo tassello di questo lavoro. Poi da lì inizia a dedicarsi a quello che è magari l'allenamento, o magari può dedicarsi 2 ore al giorno la miscelazione, 5 ore dedicate a quello che è il flair. Non basta allenarsi, io mi ricordo mi allenavo 8-9 ore al giorno, però non basta allenarsi adesso 20 ore al giorno e poi non ce la fai più. L'importante, come mi disse il grande Danilo Ribbe, mi disse l'importante è riuscirsi a allenare 1 ora con la testa e allenarsi bene, che 20 ore a stare in clear room a ripetere oddio no, non ce la faccio, oddio no, non sì, ce sì, la è vero, vero, vero. Questo è sbagliatissimo. Io ragazzo, quello che vi posso consigliare è: intanto la formazione è molto importante, cioè un ragazzo adesso ha la possibilità di diventare un flair bartender valido dopo 2 anni di allenamento, non valido a livello competitivo, perché comunque ci vogliono tanti anni per riuscire a vincere una competizione, però un bravo bartender dopo 2 anni, magari rispetto a una persona come me che ci ha impiegato 6-7 anni prima di magari riuscire a dire ok, sono un bartender affermato, conosco questo, conosco questo, conosco questo, perché adesso comunque ci sono cambiati anche i metodi di comunicazione, di apprendimento, ci sono molti più corsi di specializzazione, molte più cose. Certo, certo, assolutamente, questo è fondamentale, che un ragazzo comunque sia formato bene, dato che c'è la possibilità di farlo, perché non fa. E poi ci vuole testa, Giorgio, ci vuole sembra giusto, ci vuole testa, intendo, ci vuole tanto umiltà, perché è la base di un grande campione, per quanto mi riguarda, è quello di riuscire a capire che non si arriva mai. Vero. Si può sempre spingere oltre una persona. C'è sempre da imprendere. C'è sempre da prendere? Aspetta. Sì, non ci vedo. No, più. Se la si stava scaricando. C'è sempre da prendere, dico. Sì, assolutamente. Quindi qua bella è la base, ragazzi, quello che posso consigliare se si vuole. Vuole intraprendere questo percorso, prima di tutto formarsi bene, secondo conoscere, viaggiare, conoscere la lingua, terzo dedicarsi tanto all'allenamento con la testa e quarto, soprattutto il più importante, umiltà. Vero, vero, anche perché io è una cosa che vedo anche tanto, purtroppo molti ragazzi iniziano, fanno flair e poi dopo o mollano subito perché i risultati tardano ad arrivare, ma è una cosa comprensibilissima, perché io stesso, cioè l'ho detto, ci ho messo tanto prima di iniziare a vedere i primi risultati e poi appunto il montarsi la testa è una cosa sbagliatissima. Alla fine, cioè, voglio dire, bisogna sempre mantenere un po' il focus, no? Va bene. Che altro? Vuoi aggiungere qualcos'altro? Niente, è stato un piacere, Joe. Che dirti? Spero di vederti molto presto. Grazie della telefonata. Senti, io ho una domanda per te. Dimmi. No, volevo soltanto dirti quando cavolo si può venire a Milano. Brother, guarda, io spero veramente che il 3 finisca tutto. A, per rifissare la data di Master Evento, che se no qua siamo bloccati tutti. E poi spero molto presto, Joe, spero molto presto. Dai, così riusciamo a organizzare questo Master Evento, che questo mese purtroppo ce lo siamo persi con questo problema. Salute. Ma prima di tutto. Mi dispiace che c'è un casino di ragazzi che avevano voglia di fare questo start con noi, quindi dai che ce la facciamo. Grazie Joe, è stato un piacere, grazie del tempo, un abbraccione, ciao brother, ciao ciao, dopo. Ciao.
Ok ragazzi, avete visto, questo era il consiglio di Giorgio. Spero che anche questo video vi possa essere stato utile e ci vediamo al prossimo.